Artemio Franchi di Siena, quarta giornata di ritorno, campionato italiano di Serie B. Il Siena ed il Palermo si affronteranno tra poco in una splendida giornata. Pallone in mezzo, Codrea. All'indietro per Accardi, ancora Codrea. Si gira bene in agilità il rumeno, finisce a terra. Tocca Santana per Codrea. Il lancio per Maniero. Costantin Codrea, ex Genoa, giocatore di 22 anni, la sua rincorsa. Spiove il cross di Codrea. Falta Brevi insieme a Mandelli ed a Rubino. Attenzione al calcio di punizione sul pallone. Costantin Codrea con il destro, dovrebbe partire lui oppure il sinistro di Di Napoli. Si c'è vicino Di Donato. Parte proprio Codrea, destro a girare. Nessun problema per Fortin. Pallone che arriva dalle parti di Conte, che apre per Santana, il tocco, Codrea, arriva alla grotteria. Parte Codrea, tagliato in mezzo, la risposta di Fortin. Palermo che preme, Santana in mezzo, allontana addirittura Stefano Ghirardello, poi Codrea, rimette il pallone in mezzo, Fortin ha toccato il portiere del Siena, in corner. 60 secondi al termine. Brividi alla Franchi, ma Palermo ancora lontano dalla porta di Fortin. C'è fallo secondo il direttore di gara, attenzione. Finisce l'incontro, il Siena ha vinto contro il Palermo per 2-1. Siamo pronti per Palermo-Vicenza. Siamo alla 27esima giornata del campionato nazionale di Serie B, l'ottava giornata di ritorno, il calcio d'inizio, partito. Brevi che ha toccato su Sicignano, errore di Sicignano che non ha il tempo giusto per effettuare il rilancio e quindi Margiotta rimette in mezzo, attenzione, può chiudere Mutarelli. Di Donato, ancora Cardi, cresce adesso il Palermo, prova ad accelerare Codrea su Zauli, subito attaccato, questa volta su Codrea, vedete il movimento, Asta è libero. Prima lo stop, il controllo di Asta, il tocco su Di Donato, Palermo vuole liberare l'uomo al tiro, tutta la difesa schierata per quanto riguarda il Vicenza, Morrone, Avramov ed è calcio d'angolo. Codrea, dopo l'avvio tutto vicentino è il momento del Palermo che continua ad attaccare, Codrea. Poi Di Donato, Codrea, attenzione, ancora a destra. Zanchetta di testa su Margiotta, il controllo da parte di Margiotta che poi viene fermato, non può intervenire Colacone. C'è un nuovo rilancio. Lo scatto di Colacone deve chiudere Accardi, Accardi e Colacone. Ancora Colacone, che prova a tornare dentro. Rimette la palla per questo tentativo di taglio di Marcolini. Profondità su Margiotta, lo scatto da parte di Massimo Margiotta che ha messo giù, effettua il traversone al centro, può chiudere Codrea e poi Brevi. L'attacco di Di Donato. Ancora Codrea che prova ad attaccare Maniero, il contropiede, scatto da parte di Filippo Maniero che mantiene il possesso della palla, poi va alla conclusione e il portiere Avramov c'è. Codrea gioca bene, una partita ordinatissima da parte di Codrea, poi Asta. Attenzione all'argentino che rimette il pallone in mezzo sulla grotteria e su Morrone. Morrone regala questo pallone facile facile per Codrea.
Pieri dice va bene così, il Palermo torna alla vittoria. Cominciata Palermo-Bari con il calcio d'inizio da parte della squadra di casa, che prova subito con Filippo Maniero. È buono l'aggancio, cerca spazio per il cross, costretto poi all'indietro. Suggerimento centrale di Accardi, occhio al destro e il pallone che termina di pochissimo al lato, subito vicino al gol il Palermo con la conclusione del rumeno Codrea. Morrone. Codrea è andato via al diretto avversario De Rosa.